era stato rubato nel 1986 a Roma dalla facciata di Palazzo Canova. 27 anni più tardi, il frammento di un sarcofago in marmo di età romana torna in Italia dai legittimi proprietari. Il prezioso reperto è stato consegnato oggi dalle autorità svizzere a quelle italiane nel centro di cooperazione di polizia e doganale di Chiasso. La denuncia del furto risale, come detto, al 1986. Il frammento del sarcofago, risalente al primo secolo d.C., era stato acquistato da una collezionista svizzera in una fiera delle antichità a Basilea. A venderlo era stato un gallerista ticinese circa 25 anni fa. La collezionista, alla sua morte, ha lasciato le opere d'arte a una fondazione romanda, la Hellas Roma. Durante il riordino della collezione, però, è stata la stessa fondazione ad accorgersi che qualcosa non quadrava. Controllando le pubblicazioni su questi frammenti, infatti, risultavano diversi furti. E così la fondazione non ha accettato il lascito di questo reperto e le forze dell'ordine sono riuscite a ricostruire la vicenda. Gli accertamenti effettuati dalla sezione Reati contro il patrimonio della Polizia Cantonale, in collaborazione con l'Ufficio Federale della Cultura e con le autorità italiane, hanno permesso di scoprire che il reperto era stato rubato nel 1986 e quindi importato illegalmente in Svizzera. Perciò il frammento del sarcofago, che ha un valore di circa 40.000 euro, è stato restituito. Il reato è andato in prescrizione e chi negli anni ha acquistato il pezzo l'avrebbe fatto in buona fede, quindi non ci saranno conseguenze giudiziarie. Il pregiato reperto ora tornerà a Roma, in Italia. La valenza artistica del bene è insita nella sua storia e nella sua origine. Parliamo di un bene realizzato tra il primo e il secondo secolo d.C., e quindi insomma, quasi 2000 anni. Il bene è stato riconsegnato all'Italia, quindi al Ministero italiano, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo italiano, e adesso verrà restituito, quindi consegnato agli aventi diritto, che è la famiglia Giuliani, non appena rientreremo in territorio nazionale, dove eseguiremo la formale consegna. La famiglia, oggi proprietaria di Palazzo Canova, è entusiasta del ritrovamento. A nome della famiglia Vitale Giuliani, attuali proprietarie dello studio Canova in Roma, porgo un saluto ed un ringraziamento a tutte le autorità presenti per il ritrovamento del prezioso reperto che Canova con tanto amore aveva incastonato sulle mura del suo atelier romano di Via delle Colonnette.